Eccoci qua, siamo a Santa Vittoria nel Roero e adesso entriamo nella chiesa di San Francesco ad ammirare gli affreschi della Passione. Questa chiesa fa parte del progetto Chiese a Porte Aperte, quindi la potete visitare anche voi scaricandovi l'applicazione. Ora, se ce la faccio, vi mostro come. Dovete avvicinarvi dopo aver scaricato il biglietto col vostro biglietto e validarlo attraverso il QR code. Biglietto validato con successo. E mo si dovrebbe aprire la porta, che non si apre. La porta si apre! Guardate che meraviglia! Che spettacolo! Io sono come i bambini. E la mia amica Monica, che adesso la riprendo un attimo, anche se non vuole essere ripresa, che ci saluta. È lei che mi ha portato in questo posto spettacolare e che mi ha fatto conoscere questo progetto spettacolare. Chiese a porte aperte. Scaricate l'app e cercatele, perché mi sembra che valga veramente la pena di venire nel Roero e poi anche in Piemonte e in Val d'Aosta, quindi un progettone. Benvenuti nell'oratorio di San Francesco, già sede della confraria o confraternita del Santo Spirito, un'antica forma associativa di laici che forniva assistenza ai poveri. L'ampio ciclo affrescato è stato realizzato intorno al 1490, per volontà dei membri della confraternita, da un frescante il cui nome è tutt'oggi sconosciuto, pertanto denominato genericamente Maestro di Santa Vittoria d'Alba. La mano di questo artista di alto livello è riscontrabile in tutto il ciclo, seppur alcune scene, come quella sul Golgota, dove Gesù è issato sulla croce, presentano significativi rimaneggiamenti. State quindi per immergervi in un emozionante racconto per immagini che descrive le ultime ore della vita di Gesù. Rivolgendo lo sguardo verso la parete meridionale, sono il volto e la mano protesa del Messia, appena leggibili, a siglare l'entrata a Gerusalemme, avvenuta la settimana prima della Pasqua, cavalcando un asino a tre canti trionfali salutato con rami di olivo e di palme, seguita dall'ultima cena con gli apostoli, i 12 chiamati da Gesù per seguirlo, disposti di spalle. Tra questi uno è Giuda Iscariota, ritratto nell'atto di intingere con Gesù il boccone nel piatto, gesto che svela la sua identità di traditore. Ampi mantelli colorati avvolgono i discepoli radunati intorno a Gesù nel giorno del Giovedì Santo. Egli, alzatosi da tavola, si spende nella dimostrazione di umiltà e amore. Depone le vesti, prende un asciugamano, un catino d'acqua e si china a lavare loro i piedi. È Simon Pietro quello ritratto seduto, mentre alle spalle il gruppo, tra cui spicca Giovanni, il giovane imberbe, assiste incredulo. Lavare i piedi di qualcuno era considerata un'azione talmente umiliante che non la si poteva imporre neppure ad uno schiavo. Guardate ora, là in alto, proprio sopra la porta d'ingresso, il più piccolo riquadro della serie. È il giorno del Mercoledì Santo, quello del tradimento. Giuda sta concertando con i sacerdoti i 30 denari pattuiti per la consegna di Gesù. Notate l'abbigliamento dei membri del Sinedrio, la corte suprema giudaica cui spettava il compito di amministrare la giustizia interpretando la Torah. Indossano eleganti copricapi che richiamano al gusto del vestire tipico del 400. Nel frattempo,
Gesù si reca nell'orto del Getsemani sul monte degli Ulivi, poco fuori in Gerusalemme, per pregare insieme ai discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni. La sua anima è triste. Chiede ai tre di vegliare, ma per tre volte li trova addormentati, quasi insensibili di fronte alla sua angoscia. La lettura del brano, pur compromessa a causa degli interventi architettonici che hanno interessato l'edificio nel Seicento, permette ancora di apprezzare la silhouette dei personaggi e alcune lievi tracce della duratura che un tempo impreziosivano l'affresco. È nel gesto del bacio di Giuda che si consuma il tradimento. Al centro vi è Cristo con l'Iscariota che, baciandolo, permette alle guardie, avvolte nelle sfavillate armature quattrocentesche, di riconoscerlo e catturarlo. Il clamore è grande. E Simon Pietro squalina la spada in atto di difesa di Gesù. I soldati si stringono in una calca di lancia intorno a Cristo. Lo catturano. E lo conducono davanti al Sinedrio. Lì lo attendono i sommi sacerdoti e Caifa. Cercano qualche falsa testimonianza contro di lui per condannarlo a morte. Ma pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni, non riescono a trovarlo. Alla domanda, sei tu il figlio di Dio? Gesù risponde di esserlo, e questo lo rende reo di morte. Pietro, intanto, se ne sta seduto fuori nel cortile. Una giovane serva si avvicina e gli chiede se anche lui fosse con Galileo. Per tre volte nega la sua conoscenza di Gesù. E subito un gran canto. Simon Pietro, ricordate le parole profetiche, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte, piange amaramente. Gesù intanto è percosso alla colonna, bendato, schernito e consegnato al governatore Pilato. Costui lo interroga, chiedendogli se egli fosse il re dei Giudei, ma Gesù non risponde nulla. Era poi consuetudine, ogni festa, che il governatore potesse liberare un carcerato scelto dalla folla. Pilato chiede loro, chi volete che io li metta in libertà, Barabba o Gesù? Nel frattempo, la moglie di Pilato, appena visibile nell'ombra alle sue spalle, gli parla di un sogno e suggerisce di lasciare libero Gesù. Ma il popolo, su istigazione dei sacerdoti, decide per la liberazione di Barabba. Pilato, allora, visto che non era riuscito a scagionarlo, prende dell'acqua e si lava le mani, negando qualsiasi responsabilità rispetto alla decisione del popolo. Il destino è compiuto. È il giorno del Venerdì Santo e Cristo si appresta ad affrontare la morte in croce per la redenzione dell'umanità. I soldati lo conducono dal pretorio, lo deridono e gli coronano il capo di spine. Il corteo procede lento verso il Golgota, che significa luogo del cranio. Balzano agli occhi gli armati, i ladroni che saranno crocifissi con lui e la Veronica, che porge a Gesù un sudario per asciugarsi il cuore. In secondo piano si scorge Giuda impiccato, con un diavolo nero che gli strappa via l'anima dal petto di lei. Il discepolo, preso dal rimorso della condanna del maestro, riporta i 30 denari ai sacerdoti, dicendo «Ho peccato perché ho tradito sangue innocente». Ma questi non sentono ragione e disperato si uccide. Giunto sul Golgota, Cristo viene spogliato e issato sulla croce accanto ai due ladroni. I tragici fatti che conducono all'epilogo della vita di Gesù sono compendiati in un unico grande quadro. Al centro, Gesù in croce affiancato dai due ladroni. Accanto, i carnefici e un gruppo di armati che assistono al supplizio. Ai piedi, l'epilogo. I soldati gli danno da bere vino mescolato con fiere, ma lui rifiuta. Dopo averlo crocifisso, si dividono le vesti tirandole a sorte. Sopra il capo appongono la scritta INNERE, Jesus
Nazarenum rex Giudeorum, costui è Gesù, il re dei Giudei. Venuta la sera, giunge un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe. Anche lui era divenuto discepolo di Gesù. Si presenta da Pilato per chiedere il corpo e gli viene concesso. È un momento intimo e delicato. L'uomo cala Cristo dalla croce, assistito dalle pie donne e dall'apostolo Giovanni. Sullo sfondo si intravede il profilo di Gerusalemme. Deposto il corpo, lo avvolge in un lenzuolo pulito e lo pone in un sepolcro nuovo che aveva fatto scavare nella roccia alla presenza delle donne e di Giovanni. Poi rotola una grande pietra davanti all'entrata e va. Il giorno seguente la tomba è trovata vuota. Ecco che tutti ricordarono le parole di Gesù: dopo tre giorni risorgerò. È la domenica di Pasqua. La scena è stata fortunosamente ritrovata dopo la rimozione del pulpito seicentesco. Ma i tesori di San Francesco non sono ancora conclusi. Prima di salutarvi, osservate l'altare e la riproduzione della pala che un tempo lo ornava, raffigurante la Madonna col Bambino e Santi Francesco e Vittoria, attribuita alla bottega di Macrino d'Alba. L'opera è oggi restaurata e conservata presso la vicina chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta, che potete visitare. Se desiderate maggiori informazioni rispetto alla storia, all'architettura e alla devozione popolare dell'oratorio di San Francesco, potete consultare le schede di approfondimento che trovate all'ingresso. Dopo essere usciti, vi preghiamo di controllare